Ciao a tutti, benvenuti su MTG Vault by MTG Investments. Siamo MTG Soflotus ed in questa puntata andiamo a vedere un po' di investimenti, un po' di pacchi che sono arrivati e così potremo vedere cosa c'è dentro. Allora, vi ringraziamo un sacco per il supporto. Ho cambiato il PC, quindi in teoria la qualità dovrebbe essere un po' migliore. In questi video di questo tipo non si noterà tanto la differenza, però abbiamo già fatto una live con gameplay su Arena. Ed è andata benissimo a livello tecnico, nel senso che ha funzionato tutto con anche Isma. Se non l'abbiamo già caricata, la caricheremo poi su YouTube. Altrimenti andate su, nel canale Twitch e guardatela da lì. Gioco come un cane, soprattutto le partite non in historic. Quelle in historic devo dire che le ho giocate bene con Fenici, invece la monopartita da draft l'ho giocata un po' a caso. La partita era finita già da tanto, nel senso che eravamo molto in vantaggio, però. Comunque, non giocate come ho giocato io. E altre cose da dirvi? Niente. Direi di iniziare e basta. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate con le vostre opinioni. Attivate anche la campanella qua su YouTube per ricevere gli aggiornamenti. Allora, questo è un periodo molto frenetico per un po' tutti, nel senso che tante persone con gli studi hanno poco tempo, oppure con il lavoro prima di Natale, regali di Natale, quindi capiamo anche se magari qualcuno ha da fare di meglio che seguire i nostri video. Però comunque vi ringraziamo perché siete tanti lo stesso. Allora, un po' di carte di Horizon. Allora, un Obsidian Charmo, però questo non vale niente. Serra Emissari che consiglio caldamente di prendere, è ancora bassa. Due Subtletri che vi ho consigliato in mille video. Subito, più la vedo giocare e più mi convinco che nel mazzo specifico in cui rende il suo apporto è veramente ottimo, perché in un mazzo tempo è proprio la sua casa. Ovviamente castandola dalla mano rende molto di più, il fatto di evocarla è un po' uno spreco, però diciamo che lo dobbiamo vedere più come un effetto gratis, nel senso in un caso estremo abbiamo anche quell'effetto là, altrimenti la castiamo tappando 4, ci sta. Poi abbiamo un Touch Foil, anche questo è da prendere, e due Touch normali, eccoli qua. Poi vabbè, un po' di rare a basso costo, Suspend per Commander, la blu, e poi c'è Dressdown, rara poco, e poi le altre sono carte che fanno effetti specifici per mazzi specifici. Allora, Glimpse, questa carta qua salirà quasi sicuramente perché c'è il deck di Modern ed è abbastanza inflazionato in questo momento. Zabaz, tra l'altro, visto che Zabaz è anche un comandante di Commander, quindi un centurio. Perché in effetti comunque ti occupa, cioè ti permette di giocare bianco e rosso, che non è da sottovalutare. Poi abbiamo tre Cursed Totem e un Territorial Cavo. Anche il Territorial Cavo è veramente bassissimo. E per la carta fortissima che è, il prezzo è proprio niente. Quindi io, se fossi in voi, ne farei incetta. Costa veramente niente. Poi è normale, essendoci tantissime copie, magari ci metterà tanto a salire. Però quando salirà, ed è quasi sicuro che lo faccio perché la carta è proprio forte, cioè non ha lati negativi. Allora, vediamo qua cosa c'è. Terre basi, terre basi, terre basi. Vabbè, 4 Touch Foil. Eccoli qua. Questo Touch, carta anche questa che può essere utilizzata addirittura come comandante in Commander. Ed in Modern, tra main e side, comunque vede gioco. Quindi, ah, qua ci sono un po' di carte in giapponese. C'è Recruiting Nightmare, che è una Reserved, e questa ve la consiglio, non è la prima che comprerei, però se vi piace il giocare nero, per esempio, è una carta che acquisterei. Questa è messa bene in giapponese, molto bella. Passo il Fullic Vortex di settima. Qua abbiamo un po' di carte miste in giapponese. Abbiamo due Scarab God che sono veramente altissimi, ma veramente altissimi. Abbiamo un po' di rare medie. Queste Tamiglio, diciamo che queste non ve le consiglio, cioè se trovate, scusate, ho ucciso il microfono. Se trovate l'occasione è un discorso, altrimenti Progetto dei Guardiani, questa carta qua è tanto tanto venduta.
Ah, Breccia Bellade ve la consiglio a prescindere. Questa qua è bassa per il prezzo che ha. Vabbè, questa è una versione un po' particolare, ma anche la versione base può avere senso come investimento perché in commander è molto forte. Si può giocare in Pioneer, in Modern, un po' di Narset, ma solo perché erano basse. Questa Narset qua, sì, è una carta carina. In realtà ne sto comprando troppe che non dovrei. Perché sono quel, questa Narset qua è quel tipo di carta che, vabbè, sì, se trova il posto giusto, magari sale, però tendenzialmente è proprio difficile. Quindi è molto rischioso. Vabbè, un bellissimo trioma giapponese. Con un po' di spade sempre in giapponese, un'altra forgia. Eccolo qua. Allora, poi abbiamo la mitica delle colorless e l'altro verde. Tyvar'Kell ci può stare. Una bella carta, un po' limitata. Questo è troppo bello. Cioè, da vedere è senza senso. Poi in realtà la carta è carina, ma potrebbe salire per Commander prima o poi, però. Queste qua. Invece qua, questa ve la consiglio. Il War Master, carta che in Elfi multiformato è fortissima. Poi abbiamo 4 Onyx. Questa anche sta salendo. È una spada spiga folgiappo. Eccolo qua, dovrebbe essere la spada spiga, sì. Un rito scuro, bellissimo. Poi due Goblin, non mi ricordo. E poi questo è fighissimo, Tiamat. Ve lo consiglio Tiamat Altered. Se riuscite Foilang, secondo me è una carta che potrebbe toccare 100 euro. Quindi. E adesso sta sui 50. Io una copia ce l'ho di Tiamat Foil in inglese Altered. E vabbè, ovviamente, anche se la penso così, non è che continuo ad acquistarli, anche perché non ho i soldi per farlo, però. Per chi li avesse, qua una Shockland Foil così e un allarme antintruso. Carta da Commander. Qua invece abbiamo delle bellissime buste di Final Fantasy con il Moguri, non mi ricordo. Tomori, no, Moguri, non mi ricordo come si chiama. Comunque sono dei tipi molto carini di Final Fantasy 9. Tra l'altro uno dei, forse il mio gioco preferito di sempre. Il mio videogioco preferito di sempre. Scusate se ho dato dei colpi al microfono, solo che è molto vicino, quindi. Ah, qua abbiamo un Timeless, questo è un gioco in Legacy, quindi questa versione qua potrebbe salire nel tempo. Poi un Dacon, bellissimo. Bellissimo, anche Dacon ha potenziale Ruin Crab. Ecco, per esempio, il Ruin Crab è molto molto basso e in realtà la carta è giocabile sia in Mill di Modern e sia può essere giocabile anche forse in altri formati, quindi. Per me è un prezzo basso, vabbè, qua due rare a caso, poi qua abbiamo qualche reserved. Adoro il disegno del nano. Eccolo qua, dovrebbero essere tutto questo qua, il taumaturgo. Sì, tutte reserved. Abbiamo questa qua. Messa male. Vabbè. Questa firma qua è purtroppo di una persona che non c'è più, di un artista che non c'è più, che si chiama Wayne Ingled. Quindi diciamo che il suo valore un po' è più alto rispetto alle altre. Anche se la carta, vabbè, il premio è la Command, non è niente di che. Cioè, è una buona carta, però non. In teoria non è che valga chissà che. Apriamo questo pacco, poi ci salutiamo perché siamo a 10 minuti e. Come format secondo me va benissimo 10 minuti. Ah, questa non è per me, ma per un amico, Subterra Tremors. Però anche questa spero che la ristampino, perché servono. Però per adesso non l'hanno ristampata, quindi potrebbe salire. Allora, siamo giunti alla conclusione di questo video, spero che vi sia piaciuto. Scrivete nei commenti i vostri investimenti, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Seguiteci su tutti i social, TikTok siamo attivissimi, stiamo postando tantissimo, Instagram e ovunque, Facebook. Vabbè,
saluto e un abbraccio a Magistro Foto, sarà alla prossima. Ciao!